Ci siamo fermati la volta scorsa alla fine, diciamo, della prima rivoluzione d'ottobre, che in realtà è la rivoluzione di settembre, quella cioè che ha portato al potere come presidente del Consiglio Kerensky, che sarà il protagonista per molto tempo di questa vicenda e che comunque ha svolto una funzione, il tentativo di placare un po' gli animi. Solo che l'avvento di Lenin e anche le giuste recriminazioni dei marinai, dei soldati, degli operai per una fine immediata della guerra erano state in un certo senso respinte da Kerensky, che addirittura lancia un'ultima disperata offensiva per rassicurare gli alleati sulla continuazione della guerra da parte della Russia, offensiva che finisce malamente. Nel senso che dopo alcuni successi viene bloccata dalle forze austro-tedesche, e quindi questa nuova sconfitta con i tedeschi che avanzano sempre di più nel cuore della Russia mette in crisi politicamente il governo. Lenin si è battuto al Comitato Centrale del Partito Comunista. E addirittura ha fissato la data dell'insurrezione, il 7 novembre, nostro calendario. E Stalin gli è stato favorevole. Stalin è un giovane rivoluzionario a quel tempo. Più cauti sono stati Kamenev e Zinoviev, però diciamo che in realtà hanno deciso. E la decisione viene resa esecutiva, mentre a Pietrogrado arrivano i delegati del secondo congresso dei Soviet. Arriva la gente da tutta la Russia, ma nello stesso tempo si attivano i soldati e gli operai che adesso sono armati. Ricorderete che hanno svaligiato l'arsenale di Pietrogrado. Sono diventate le famose guardie rosse. E i marinai della flotta del Baltico che si erano già ammutinati contro lo zar. Nella notte del 24 ottobre, queste forze insurrezionali occupano i punti chiave di San Pietroburgo o Pietrogrado. Io la chiamo in vari modi perché questa città ha avuto tanti nomi: San Pietroburgo, San Peterburgo, poi. Il nome era tedesco, lo zar l'aveva cambiato in Pietrogrado. Poi è diventata un'altra cosa, come sappiamo bene, e adesso si richiama di nuovo San Pietroburgo. Quindi anche se poi scambio questi nomi non ci fate caso, la città è sempre qui. Ed è la capitale della Russia per il momento. Alle 10 del mattino del 24 ottobre, Lenin, che sta organizzando gli eventi, che sta organizzando un colpo di Stato, proclama il rovesciamento del governo Kerensky e il passaggio del potere al Comitato Rivoluzionario Comunista, che, come ricorderete, vi avevo detto la volta scorsa, era stato costituito 2 settimane prima. Allora sembrava una cosa innocua, adesso diventa l'organo motore della rivoluzione. Accanto a Lenin e Trotsky, che ha la responsabilità del coordinamento delle guardie rosse e quindi delle varie guarnigioni militari che hanno aderito al movimento comunista. La sera del 24 ottobre gli insorti occupano il palazzo del governo. È come se occupassero Palazzo Chigi. E arrestano i ministri. Kerensky riesce a fuggire, cerca di raggiungere le truppe che considera fedeli perché spera di fare una controrivoluzione. Ma queste truppe sono composte da cosacchi che praticamente lo esilio, poi lo seguiremo in futuro brevemente, la città ormai è tutta in mano ai bolscevichi.
c'è una battaglia al Palazzo d'Inverno che è difeso da un nucleo di giovani ufficiali, da cadetti, quindi finisce l'esercito ex zarista o russo, subentra l'esercito rosso. In più viene messo fuori legge un partito, diciamo oggi liberale, che era il partito dei cadetti. Poi Trotsky, come ministro degli esteri, dando seguito alle dichiarazioni di Lenin e al decreto di Lenin che proponeva la pace, eccetera, eccetera, decide l'apertura immediata di trattative con la Germania. E queste trattative si apriranno e si concluderanno nel marzo del 1918 con una pace, più che una pace, con un armistizio piuttosto affrettato, l'armistizio di Brest-Litovsk, abbandonando i territori popolati da nazionalità non russe e non russofone, che sono stati ormai occupati dalle forze tedesche e comunque non più difendibili nelle condizioni attuali dell'esercito russo. Perché in questo frangente, in questo periodo, dall'ottobre al marzo, i tedeschi hanno rafforzato il loro esercito, portandolo ad 85 divisioni, e stanno penetrando sempre più nel cuore della Russia. Quindi questa avanzata va fermata a qualunque costo, con un armistizio, perché l'esercito russo ormai è allo sbando e le guardie rosse non sono ancora un esercito, tendono a sostituire l'esercito russo, ma sono ancora un'organizzazione molto primitiva, molto grossolana. Andiamo alla pace di Brest-Litovsk. Tutti avevano interesse in questo momento a firmare l'armistizio con la Russia. La Russia in primo luogo, perché aveva bisogno di bloccare un disastro alle sue frontiere, che ormai erano non più le frontiere, proprio il territorio nazionale russo. Ma anche i tedeschi, gli austro-ungarici, erano molto interessati a chiudere il contenzioso con la Russia, con la nuova Russia, perché in questo modo l'esercito avrebbe potuto trasferire sul fronte occidentale, e cioè sul fronte francese, le truppe non più impegnate sul fronte russo. Infatti ne avremo delle conseguenze immediate su questi fronti, sul fronte occidentale. Fronte occidentale che in questo momento è il fronte francese, che abbiamo già visto in parte, e il fronte italiano, perché intanto l'Italia è entrata in guerra. Al momento della rivoluzione d'ottobre la Russia aveva sotto le armi quasi 10 milioni di uomini. Una delle prime decisioni del nuovo governo era stata quella di cancellare le gerarchie militari, che in genere erano affidate ai nobili, di abolire tutti i gradi e far eleggere i comandanti da parte dei soldati. Questo aveva portato praticamente al disossamento dell'armata russa. L'idea di Trotsky, che veniva anche da una concezione, diciamo, pacifista, forse ingenua, di Lenin, era quella di arrivare, di proporre a tutti i paesi belligeranti un immediato armistizio generale. E cioè, da domani tutti fermi, nessuno spara più, nessuno muore più. E dopodomani cerchiamo di arrivare ad una conferenza internazionale per la pace. Perché dico questo che era ingenua? Perché evidentemente questa convinzione e questa proposta nascevano dalla certezza morale che avevano Lenin e il suo entourage che la rivoluzione mondiale, sull'esempio di quella russa, la rivoluzione del proletariato fosse ormai imminente e che quindi i lavoratori tedeschi, italiani, francesi si sarebbero uniti in questa internazionalizzazione della contestazione dei governi tradizionali
in nome di quella fratellanza comunista che auspicavano Lenin e i suoi. Nessuno reagì però dei paesi in guerra alla proposta russa, tranne la Germania, che era vis-à-vis con i russi. E allora nel dicembre del 1917 la Russia decise, cioè vabbè, non volete fare la pace fra voi, io la faccio almeno con la Germania. Quindi esco dall'intesa con la Francia e l'Inghilterra e avvio trattative di pace. E cominciano lunghi e difficili negoziati, perché ovviamente i tedeschi sono vincitori e quindi impongono condizioni jugulatorie. Condizioni così severe in termini di rinuncia a possedimenti territoriali, in termini di arretramento delle posizioni russe, che alcuni rappresentanti sovietici, ad esempio Bukharin, addirittura ipotizzano di riprendere le armi, facendo appello alla solidarietà dei lavoratori occidentali, solidarietà che non c'era mai stata, ma che si sperava ci fosse. Però la verità è che l'esercito era in completo sfacelo. Le truppe tedesche erano sfondate il fronte e si avvicinavano addirittura a San Pietroburgo. Alcuni gruppi di volontari che avevano cercato di fermare i tedeschi erano stati praticamente annientati. Per Lenin ottenere l'armistizio era una questione di vita o di morte. Era la prova di fuoco della giustezza delle sue idee circa la necessità di bloccare la guerra. Perché se fosse riuscito, la rivoluzione avrebbe avuto un risultato evidente per tutti: la pace e quindi il consenso delle masse. Quando ci fu la posizione, quando Bukharin disse: beh, a questo punto siamo troppo umiliati, tanto vale riprendere la guerra, Lenin al comitato centrale del partito chiese invece di firmare la pace, di autorizzare la firma della pace. Ci fu un lungo, estenuante dibattito e a un certo punto Lenin disse: sapete che c'è? Se non mi date retta, io mi dimetto e voi fate la guerra. Ma il prestigio di Lenin era tale che tutti accettarono la sua posizione. E nonostante le condizioni imposte fossero quanto mai gravose, una delegazione di sovietici, quindi una delegazione improvvisata, perché a quel punto i ministeri erano sgangherati, i ministri erano arrivati da 2 mesi, si presentò a Brest-Litovsk, mentre dall'altra parte c'erano tutti i rappresentanti delle potenze belligeranti, c'erano i turchi, i bulgari, c'erano i tedeschi, c'erano gli austro-ungarici. Il trattato fu firmato il 3 marzo 1918 e stabilì condizioni durissime per la Russia, fra le quali il pagamento di circa 6 miliardi di marchi come indennità di guerra. A questo punto gli imperi centrali, eliminata la Russia dal conflitto, erano certi di aver vinto la guerra mondiale, cioè di poter rovesciare le loro forze da Oriente ad Occidente e di determinare un cambiamento radicale nella guerra, perché sia i tedeschi, sia i turchi, sia gli austriaci potevano concentrare le loro forze contro la Francia, contro l'Italia e in Palestina. Prima ancora, perché intanto gli Stati Uniti avevano dichiarato guerra alla Germania, che si potesse avvertire il peso dell'intervento americano. Perché intanto avevano dichiarato guerra, ma gli Stati Uniti erano lontani. All'epoca gli Stati Uniti avevano un piccolo esercito di volontari, per arrivare almeno ad 1 milione di uomini, alla fine arrivarono a 2 milioni di uomini, occorreva almeno un anno
per addestrarli, poi bisognava trasportarli, bisognava farli sbarcare in Francia e in Francia bisognava formarli per la guerra delle trincee, perché è tutta gente inesperta di guerra. L'ultima guerra che avevano fatto l'avevano fatta con gli spagnoli, per Cuba. Quali furono le condizioni della guerra imposte alla Russia? Ebbene, la Russia perse la Polonia orientale, la Lituania, la Curlandia, la Livonia, l'Estonia, la Finlandia, l'Ucraina e la Transcaucasia. In più la Russia rinunciò ad ogni rivendicazione anche sulle future repubbliche che si sarebbero costituite dopo questo suo ritiro, in Estonia, Lettonia e Lituania, sulla Bielorussia e sull'Ucraina. Perse inoltre la Bessarabia che fu annessa alla Romania. In soldoni, con la pace di Brest-Litovsk, la Russia perse 56 milioni di abitanti, cioè il 32% grosso modo della sua popolazione, un terzo delle sue ferrovie, il 73% dei minerali ferrosi, l'89% della produzione di carbone e circa 5.000 fabbriche, impianti industriali. Oh, un disastro. I tedeschi approfittarono pesantemente della situazione perché tutti i territori che non riuscirono ad organizzarsi autonomamente come nuove repubbliche passarono praticamente alle dipendenze economiche e politiche della Germania. Addirittura i tedeschi immaginarono due nuove monarchie in questi territori, una in Lituania e una nel Ducato Baltico Unito, che doveva fondere quelle che poi invece divennero le tre repubbliche della Lituania, l'Estonia e la Lettonia. Inutile dire che la casta dirigente sarebbe stata formata dagli aristocratici tedeschi residenti in questi territori, quelli che poi Hitler chiamerà il Volksdeutsch, e cioè il tedesco del popolo, inserito in questi territori da secoli, se vogliamo. Però, per quanto avesse fatto comodo l'avvento del bolscevismo in Russia, gli imperi centrali erano preoccupatissimi del contagio che potevano trasmettere, che il comunismo poteva trasmettere ai popoli tedesco e francese e italiano. E quindi faceva comodo distogliere le forze dal fronte russo, che ormai non era più un fronte, faceva comodo impadronirsi di questi territori e quindi spostare l'influenza degli imperi centrali sempre più ad oriente, ma bisognava ereggere una cortina di ferro per impedire che il contagio si diffondesse in Europa e quindi evitare qualunque tentativo insurrezionale all'interno degli imperi centrali. La pressione delle armate degli imperi centrali si fece sentire subito sul fronte occidentale. È il momento della battaglia della Marna. Per noi è il momento di Caporetto, perché la pressione degli eserciti e nel caso nostro dell'aiuto dato dai tedeschi alle forze austro-ungariche la pressione era quasi incontrollabile. Poi tutti avevano fretta a questo punto di finire la guerra. La Russia aveva chiuso davvero con morti e feriti e con disastri enormi e cambiando governo. Ma tutti i belligeranti sapevano
che i popoli erano stanchi. Se la Russia era stremata, lo erano altrettanto i paesi della Triplice, come quelli dell'Intesa. Continuando ancora sulla storia della Russia, la Russia però non trova pace. Non trova pace perché, nonostante l'armistizio, quindi non si muore più ad est, fin dall'11 novembre del 1917 cominciano le prime sommosse antisovietiche a Pietrogrado. Sommosse che non sono volte a restaurare l'ordine zarista, che nessuno rimpiange lo zar, tranne qualche vecchio nobile e qualche limitato gruppo di aristocratici. Ma sono rivolte che mirano a contrastare il nuovo potere sovietico, perché è stato un potere, diciamo, imposto dalle circostanze e dalla forza delle Guardie Rosse, ricordando che la maggioranza dei delegati all'Assemblea Costituente non era sovietica, non era comunista. La rivolta comincia a San Pietroburgo, si estende, si organizza e comincia la guerra civile russa, dove affluiscono tutte le rivalse, le vendette, le speranze di tutti coloro che in un modo o in un altro sono stati coinvolti da questo grande evento che è stata la rivoluzione d'ottobre. Perché la guerra civile è una guerra principalmente combattuta tra i rossi, che sono i bolscevichi, i rivoluzionari, ma anche gli anarchici e gli allogeni, e vari gruppi controrivoluzionari, che vengono chiamati per opposizione i bianchi. E fra i bianchi ci sono i monarchici, i reazionari, i democratici, i cadetti, i nazionalisti, che si oppongono al nuovo regime comunista. La guerra è una guerra a macchia di leopardo. Di volta in volta vengono conquistate le città da questo o da quel gruppo, e a volte dalle Guardie Rosse. In questa guerra il genio militare è Trotsky, Leone Trotsky. A fianco ai bianchi, alle truppe bianche, sia pure disordinate, scoordinate, disperse nel grande territorio russo, si schierano non formalmente, ma di fatto, molti paesi occidentali. La Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, l'Italia, che forniscono supporto logistico e inviano propri contingenti militari in diversi luoghi strategici della Russia, anche se questi contingenti non prenderanno mai parte attiva nei combattimenti. Però sbarcano a Vladivostok, ad esempio. Da Vladivostok affluiscono i rifornimenti per tutta la Siberia. Le truppe straniere presidiano i porti più importanti della Siberia a questo punto orientale, e nel caos generato da questi avvenimenti gli eserciti dei bianchi si moltiplicano. Addirittura si creano nuove entità, diciamo politiche, istituzionali, che si oppongono al regime bolscevico, che istituiscono un loro potere, magari effimero, su un determinato territorio. Abbiamo ad esempio la Repubblica di Siberia, l'autonomia di Halash, la Repubblica Popolare del Kuban. Addirittura nazioni dell'ex impero russo colgono l'occasione per proclamare la loro indipendenza, formando degli eserciti per difenderla, come in Ucraina, in Finlandia, in Estonia, con attività militari autonome ma sempre antibolsceviche. Poi ci sono altri gruppi armati che si combattono fra loro e che combattono le Guardie Rosse.
l'Armata Nera in Ucraina, che ha carattere anarchico e nazionalista, un'armata verde in difesa degli interessi delle campagne. Queste due armate saranno addirittura, fra rossi e bianchi, il terzo elemento importante del conflitto. La guerra civile quindi scoppiò subito dopo il trattato di Brest-Litovsk, quando furono chiare l'umiliazione russa, l'amputazione dei territori subita, l'inutilità dei sacrifici dovuti a 4 anni di guerra terribili con 3,5 milioni di morti. Non fu per la presa del potere di Lenin o per lo scioglimento dell'Assemblea Costituente. La vastità del territorio impediva un controllo da parte di un nuovo governo. La resistenza della classe borghese nobiliare era contro l'appiattimento sociale determinato dall'avvento dei Soviet e quindi dal potere agli operai, contadini, marinai, soldati. Alcuni avevano ancora affezione al principio monarchico, non necessariamente zarista, non necessariamente dei Romanov, ma l'idea di una Russia monarchica. Poi altri avevano, ad esempio, quel poco di borghesia che si era formato in Russia, nostalgia per il vecchio sistema, che era pessimo, ma ordinato. Ed altri ancora per la delusione dovuta alle mancate promesse libertarie, perché voi capite che in un momento così tragico per la Russia, con 10 eserciti che si combattevano l'un con l'altro, dilaniando il paese, promesse di libertà erano meramente illusorie, e quindi si operava con tribunali speciali e i diritti umani praticamente erano inesistenti. Lenin e Trotsky reagirono con violenza disperata a una crisi che sarebbe andata avanti per 5 anni. Altri 5 anni di sofferenze per la popolazione civile, di uccisioni, di stragi, di saccheggi, di vendette, di odi personali. Pensate, avrete visto al film la storia del dottor Zhivago, affrontando la controrivoluzione all'interno, per cui fu necessaria la costituzione di una polizia politica, quella che poi noi conosciamo come il KGB, e il comunismo di guerra, vale a dire tutto per battere le forze controrivoluzionarie sui campi di battaglia che vanno dal Baltico alla Siberia, dalla Crimea all'Ucraina. E Trotsky fu il leggendario organizzatore dell'Armata Rossa. Prima, appunto, come vi dicevo, sgangherata e improvvisata, ma poi sempre più organizzata. Trotsky viaggiava con un treno corazzato, confortando le guardie rosse, l'Armata Rossa, e creando i presupposti per una progressiva repressione delle insurrezioni bianche. Introdusse nel 1919 la coscrizione obbligatoria e 2 anni dopo l'Armata Rossa contava 5,5 milioni di soldati, troppi per le armate bianche. E anche se il mondo occidentale era contro il governo russo e l'Inghilterra alimentava la resistenza filozarista, il sistema comunista non è crollato. Questa è stata, diciamo, la gemma, se vogliamo, della rivoluzione d'ottobre. La guerra si protrasse dal 1918 fino al 22, quindi per 3 anni, in modo compatto, nel senso che si affrontavano divisioni ed armate. Ma in realtà proseguì fino al 1925. Con delle bande che una volta sconfitte si ricomponevano e attaccavano le guardie rosse, e fu combattuta su 3 fronti principali. Il fronte meridionale, diciamo dalla Crimea all'Ucraina, il fronte orientale in Siberia e nord-occidentale per quanto riguardava i territori baltici e la Finlandia. Tra l'altro,
in questo periodo venivano liberati i prigionieri di guerra fatti dai russi. Quindi c'erano tedeschi, austro-ungarici, che via via venivano liberati dai campi di concentramento ed avviati nelle condizioni, nelle condizioni difficili della guerra civile a Vladivostok, dove, perché le frontiere erano chiuse con la Germania, da dove si dovevano imbarcare e fare il giro del mondo per rientrare a casa loro. Tra le varie organizzazioni che parteciparono alla guerra civile russa ci fu anche una legione cecoslovacca, pensate, che era composta da ex prigionieri austro-ungarici di etnia slovacca o ceca, che furono messi su un treno che doveva attraversare la Siberia per raggiungere Vladivostok. Ad una fermata, dove questi soldati, ex prigionieri, scesero per mangiare, per cercare di mangiare, di bere, per qualche cosa, furono attaccati per errore dalle guardie rosse. I cecoslovacchi, chiamiamoli così, erano inferociti, ne venne fuori una battaglia, le guardie rosse furono schiacciate e loro furono coinvolti da quel momento nella guerra, partecipando a una delle tante organizzazioni bianche che combattevano i russi. Ad un certo punto le armate bianche stavano quasi per prevalere e si avvicinarono a Ekaterinburg, al di là degli Urali, dove era stata condotta in residenza forzata la famiglia imperiale. E l'intento dei bianchi era quello di liberare lo zar e la sua famiglia. Il governo sovietico non intendeva dare questa vittoria, che sarebbe stata clamorosa, ai bianchi, e ordinò al commissario bolscevico Jurovskij, che era il responsabile ad Ekaterinburg della prigionia dello zar, di ucciderlo e di sterminare tutta la sua famiglia prima dell'arrivo dei bianchi, per evitare che qualche discendente dello zar potesse dare nuovo incentivo ai rivoluzionari. E qui vorrei fare una parentesi, perché su questa storia dell'eccidio di Ekaterinburg è bene dare alcuni chiarimenti. Se ne è parlato tanto, ogni tanto si presentava qualcuno che diceva di essere il figlio dello zar sfuggito all'eccidio, ci sono state delle pretese dinastiche anche perché c'era un presunto tesoro di Romanov, eccetera, eccetera. Ebbene, con il passare del tempo la verità è venuta fuori. Nel 1990 i resti della famiglia imperiale furono riesumati, trovati in una fossa poco profonda, in un bosco di betulle, alla periferia di Ekaterinburg, e furono identificati in base alle impronte genetiche. Era certo che si trattava di loro. Però mancavano i resti di due persone che appartenevano alla famiglia, che si era certi che facevano parte della famiglia. Lo zarevich Alexei, che era il figlio emofiliaco per cui lo zar aveva rinunciato a passargli il trono, e una delle due più giovani granduchesse, o Maria o Anastasia. Questi corpi, secondo la relazione del commissario Jurovskij, probabilmente erano stati bruciati dopo l'esecuzione, ma i resti non si trovarono. Il 23 agosto del 2007, quindi siamo abbastanza vicini al nostro tempo, uno dei personaggi più attivi di questa inchiesta, di questa ricerca, dichiarò che erano state trovate delle ossa in un'area di terra bruciata presso Ekaterinburg, che appartenevano ad un ragazzo e una ragazza all'incirca della stessa età di Alexei
e di una delle sue più giovani sorelle. Il 30 aprile del 2008, un anno dopo, a seguito di una ricerca col DNA da parte del laboratorio, di un laboratorio statunitense che aveva in esame i resti, questi resti furono identificati come i corpi appartenenti ai corpi della Granduchessa Maria e dello Zarevich Alexei. E lo stesso giorno di questa identificazione, le autorità russe comunicarono ufficialmente che l'intera famiglia era stata edificata. Identificata. Questa cosa è molto importante perché la morte, l'assassinio dello zar e della sua famiglia furono una macchia per la rivoluzione d'ottobre. Ed infatti nel 2008 lo zar e la sua famiglia sono stati ufficialmente riabilitati dalla Corte Suprema russa, questo pochi lo sanno, dopo una lunga battaglia legale fatta dagli eredi, diciamo. La Corte Suprema russa ha riconosciuto come illegale l'esecuzione dello zar e della famiglia. In questo caso sarebbe anche previsto il risarcimento dei danni, ma solo agli eredi di primo grado, che peraltro sono morti, quindi la Russia non ha tirato fuori un rublo. Ma va detto ad onore del governo russo che il 16 luglio del 1998 l'intera famiglia imperiale è stata riesumata ed inumata nella cattedrale dei Santi Pietro e Paolo a San Pietroburgo, dopo un funerale di Stato presenziato dall'allora Presidente della Repubblica russa, Yeltsin. Questo va detto per riportare a verità quello che è accaduto con la famiglia Romanov e anche per riconoscere che la nuova Repubblica russa ha preso atto del fatto che si era commesso un omicidio. Continuiamo ancora sulla guerra civile. La guerra civile continua, le armate bianche si battono con energia e sono guidate, tra l'altro, da generali che avevano fatto parte dell'esercito zarista, per cui troviamo che avevano combattuto contro i giapponesi, contro gli austro-tedeschi, contro i turchi. Quindi troviamo, ad esempio, a capo di questi eserciti bianchi, l'ammiraglio Kolchak, i generali Alexeyev, di cui abbiamo parlato, che era capo di Stato Maggiore dell'esercito russo, Kornilov, che aveva cercato di fare un colpo di Stato di destra, Kaliedin, Yudenich e Wrangel, che avevano combattuto nel Caucaso, tutti personaggi ormai che sono scomparsi dalla storia, e tra l'altro tutti finiti tragicamente. Dopo la guerra civile, finita la guerra civile, battuti i bianchi, respinte le simpatie filo bianche degli stati occidentali, nasce l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. È il 30 dicembre del 1922 e questo paese, relativamente nuovo, con enormi difficoltà, passerà attraverso difficilissime condizioni economiche post-belliche. Ha fatto la guerra per 3 anni, per 3 anni e mezzo, la guerra civile per altri 5 anni, voi capite che questo paese era assolutamente dissestato. Però si passa dal comunismo di guerra all'adozione di una nuova politica economica, la NEP, nei primi anni 20. Che dà un respiro di blando liberalismo economico, che non durerà molto. Poi comincia l'accentramento del potere sociopolitico nelle mani del Partito Comunista, che è sempre più forte. Morirà Lenin, cui succederà Stalin, con il passaggio alla politica del socialismo in un solo paese, non più come messaggio rivoluzionario per tutto il mondo. Ma la Russia non ha pace.
perché intanto, mentre ci si lecca le ferite della guerra mondiale e mentre continua il contrasto, la guerra civile in Russia, scoppia un'altra guerra contro la nuova Repubblica di Polonia e il governo ucraino che vuole l'indipendenza. E mentre infuria la guerra civile, tra il 1919 e il 1921 c'è una guerra russo-polacca per cacciare i polacchi dalla Lituania, dalla Bielorussia e dall'Ucraina. Perché nell'idea della nuova Repubblica polacca c'era la costituzione della Grande Polonia. La reazione sovietica, nonostante tutti i guai nei quali si trova il governo di Lenin, fu immediata. E Mosca riuscì ad inviare 500.000 di uomini per contrastare l'azione polacca, liberando i territori occupati e avanzando minacciosamente verso Varsavia. Ma i polacchi scatenano un'offensiva sul fiume Niemen e arrestano l'avanzata russa. A quel punto si arriva ad un armistizio e la Polonia si ingrandisce. Dopo Niemen, infatti, Lenin avanzò proposte di pace alla Polonia e si ottenne la pace di Riga, il trattato di Riga, dove i polacchi abbandonarono i loro alleati ucraini e le truppe ucraine stavolta furono attaccate dall'esercito, dall'armata rossa, che adesso stava tranquilla per quanto riguardava i rapporti con la Polonia, e via via le truppe ucraine furono schiacciate dall'armata rossa. Queste truppe erano guidate da un eroe nazionale ucraino, Petliura. Continuò la guerriglia in Ucraina per molto tempo, ma la questione ucraina sarebbe rimasta una ferita aperta. La Russia ebbe origine dal regno dei Variaghi, una popolazione vichinga che nel 988 d.C. costruì una specie di stato sul fiume di Dnieper. La russificazione dell'Ucraina cominciò con Caterina II, ma il nazionalismo ucraino si manifestò già nel XIX secolo e poi nel corso della rivoluzione russa gli ucraini costituirono nel 17 una effimera repubblica ucraina. Effimera perché dopo la vittoria sui bianchi e la vittoria su Petliura, Stalin incorporò l'Ucraina nella Federazione Russa. Fu, diciamo, la prima seria acquisizione territoriale della nuova Repubblica Russa comunista. Il governo sovietico usò il pugno di ferro contro l'elite intellettuale ucraina per schiacciare ogni dissidenza nazionalistica. Pochi conoscono questa parola, Holodomor, la morte per fame. Infatti, nel 1932, Stalin decise di collettivizzare le terre con i famosi kolkhoz. Tutti i prodotti della terra furono collettivizzati e dovevano essere portati all'ammasso per essere venduti all'estero, perché la Russia bisognava di valuta estera necessaria per i piani decennali, quinquennali, settennali di industrializzazione. Questo era un pallino di Stalin. La Russia, per uscire dal suo ritardo, doveva industrializzarsi. Per industrializzarsi doveva avere ingegneri, doveva avere scuole, doveva macchine, impianti, bisognava pagare. Per pagare l'unica cosa era vendere il grano. E poiché l'Ucraina è praticamente il granaio d'Europa, strinse la cinghia sull'Ucraina. I contadini ucraini, i kulaki, si rifiutavano di cedere le loro derrate agricole.
E allora Stalin decise praticamente di sterminarli, deportando i più riottosi in Siberia oppure facendoli morire di fame. Pensate, la carestia indotta come strumento di ingegneria politica fece dell'Ucraina, già granaio d'Europa, una terra di morti. Bastava il possesso di una spiga di grano trovata da un contadino perché il contadino venisse fucilato. L'Ucraina venne sigillata, nessuno poteva uscire dai confini. Le strade furono sbarrate, interrotti i collegamenti ferroviari, cibo e carburanti confiscati. La polizia segreta imperversò in lungo e in largo, inquisendo, sequestrando, arrestando e deportando nei gulag milioni di contadini, perché considerati traditori del comunismo e del collettivismo e oppositori di Stalin. Con la legge del 7 agosto 1932, il governo sovietico, la legge fu chiamata legge delle cinque spighe, si combinò, non una, cinque spighe, si combinò la fucilazione o la detenzione superiore a 10 anni per chi fosse stato sospreso a rubare beni appartenenti al kolkhoz o fosse stato sorpreso a mangiare 5 spighe del suo stesso grano. E non si facevano eccezioni per i bambini. Nel giro di soli 2 anni, su un totale di 32 milioni e mezzo di ucraini, morirono di fame 10 milioni di persone, di cui un terzo bambini o neonati. E la fame indusse alla follia di terribili episodi di cannibalismo. Nessuno mosse un dito nell'Occidente. Comprammo il grano e i kulaki furono sterminati. Ma ciò serviva ad accelerare il processo di modernizzazione industriale dell'Unione Sovietica. Bene, io adesso ho esaurito, direi, questo ciclo russo e quindi dovrei riprendere adesso la seconda parte della guerra, dopo la battaglia della Marna, sul fronte francese. Io potrei anche parlarvene ancora per un quarto d'ora, non so se è possibile, mi rivolgo a Nando, così andiamo. Sì, sì. Posso continuare? Sì, sì. Professore, ci manca un pezzo però. Quale? Non ci ha spiegato come, diciamo, i bianchi hanno subito una sconfitta, chiamiamoli, dai rossi, dopo che ci ha elencato quel enorme elenco appunto di generali che avevano combattuto contro i tedeschi, che erano diciamo generali a tutti gli effetti, e dall'altra parte, cioè dei rossi, non ci ha parlato di generali importanti al di là di Trotsky, diciamo, no? Come sono riusciti i rossi a superare i bianchi quando un'armata, almeno da quello che ci ha detto adesso, un'armata così importante di bianchi e formata da tanti paesi e da tante, diciamo, situazioni, diciamo, ideali politici, sono riusciti a superare i rossi che erano in gran lunga, diciamo, inferiori come numero e come capacità organizzativa. Questa parte qui non ci ha spiegato bene. Allora, spero di spiegarvela meglio. Quindi va bene. Allora lasciamo perdere la Francia e finiamo con la Russia. Grazie, professore. La Russia è immensa. Quindi quando noi parliamo di guerra civile non parliamo di un fronte sul quale si presentano i bianchi da una parte e i rossi dall'altra. Dobbiamo pensiamo al nostro paese. Ecco, scoppia una rivoluzione a Messina. Un'altra scoppia a Cuneo. Un'altra ad Ancona. Poi c'è un movimento insurrezionale nel Molise. L'esercito rosso deve tamponare queste situazioni. Gli alleati mandano rifornimenti, ma mandano anche le truppe per presidiare i rifornimenti, evitare che se li freghino, eccetera, eccetera. Però non partecipano ai combattimenti.
Quindi c'è innanzitutto una, poi ho fatto l'esempio italiano che è abbastanza, ma pensiamolo in Russia, no? Quindi le distanze sono enormi, i collegamenti sono difficili, i generali tra loro non vanno d'accordo, i generali bianchi. Alcuni sono ufficiali di fanteria, altri di marina, quindi con delle concezioni completamente diverse, con delle rivalità personali, anche con delle storie importanti, come ad esempio Wrangel o Judenich, ma non vanno d'accordo. E soprattutto si farà un tentativo di arrivare ad un governo dei bianchi che raccolga in Siberia la maggior parte delle armate controrivoluzionarie, ma questo governo non riesce a controllare il territorio perché le forze dei bianchi non sono così imponenti come lei pensa. È più imponente l'armata rossa, perché Trotsky, con il bando, con la leva obbligatoria, riesce a radunare quasi 5 milioni di persone. In più, i generali. Nel nuovo esercito, nelle armate rosse, l'ufficialato non c'è. Perché con la storia che gli ufficiali bisognava eleggerli e il rifiuto degli ufficiali di essere eletti, e se poi erano per caso eletti e perdevano una battaglia, venivano fucilati, nessuno voleva fare l'ufficiale. Chi guidava le truppe rosse? I commissari politici. Una nuova invenzione per cui c'è un rappresentante del partito che si mette in contatto con il commissario politico della città, no? E che decide le varie operazioni sotto l'egida di Trotsky. Quindi abbiamo degli ufficiali russi importanti. Ad esempio si forma in questo periodo un generale russo che poi verrà fucilato da Stalin, che era Tukhachevsky. Tukhachevsky è un giovanissimo ufficiale che partecipa alla guerra civile, che diventerà generale, diventerà addirittura capo di stato maggiore dell'esercito russo, poi viene accusato, Tukhachevsky è un frutto della guerra civile, ma la massa dei soldati viene guidata dai commissari politici. E i commissari politici rispondono per le operazioni militari a Trotsky, perché Trotsky è il numero due di Stalin in questo periodo, ma in sostanza rispondono al partito. E quindi la pressione del... E poi c'è un'altra cosa importante, che la massa, tutto sommato, simpatizzava per l'Armata Rossa. Perché? Perché la leva obbligatoria aveva portato via dalle campagne i figli, i giovani, tutti. In più venivano rastrellati tutti i medici, anche zaristi, anche nobili, perché si aveva bisogno di medici. Quindi le famiglie non potevano non essere d'accordo, non potevano non partecipare, magari passivamente, all'azione delle guardie rosse. Mentre gli eserciti bianchi erano un po' dei corpi estranei. Quando Wrangel riesce a riunire un'armata, riesce a fare un'armata di 20-30 mila uomini, vengono da tutta la Russia, ma lavorano in Siberia. In Siberia la popolazione è fatta da asiatici, i cui figli sono sotto le armate rosse, quindi non c'è il consenso della popolazione. Il colpo grosso sarebbe stato quello di trovare la famiglia dello zar, perché allora si restaurava l'impero, sia pure con molte modifiche, con dei cambiamenti, eccetera, eccetera. Ma il simbolo viene abbattuto. E poi va anche detto che gli ufficiali, questi erano tutti ufficiali zaristi, non avevano avuto buona fama. In realtà questi ufficiali erano stati molto in gamba durante la guerra. Judenich aveva riportato delle brillanti vittorie nel Caucaso, ma questo era poco noto, tutto sommato. Era il fatto che fossero ufficiali zaristi, come noi quando diciamo è un ufficiale fascista, no? Questo modo di dire che non rappresenta nulla, ma che esclude la persona dal novero di quelli che si possono ricevere a tavola.
E allora il consenso di fondo, a parte le repressioni feroci, perché Trotsky non era dolce di sale, Trotsky faceva fucilare tutti i prigionieri, tutti quelli che prigionieri non passavano nelle armate rosse venivano fucilati, semplicemente. Del pari, i generali bianchi, quando catturavano un reparto di guardie rosse, per prima cosa fucilavano il commissario politico. Come fecero i tedeschi nella seconda guerra mondiale quando attaccarono i russi. I commissari politici sono tutti ammazzati, sono in un certo senso i martiri della rivoluzione d'ottobre. La ferocia di questi combattimenti, la disistima generalizzata nei confronti dell'ufficialato zarista, il consenso sia pure forzato dalla popolazione contadina portarono alla vittoria dei russi. Questa è la verità. Va detto. Gli stati occidentali sono mai intervenuti. Cioè, sono intervenuti fornendo le uniformi, fornendo i fucili, ma direttamente no. Anche perché questi stati occidentali, finita la guerra, quello dopo, finita la guerra, erano stremati. L'idea di affrontare un'altra guerra, stavolta in Russia, dalla parte della Siberia, era impensabile. Sfilarono a Vladivostok reparti canadesi, reparti italiani. Io, ad esempio, ho un libro di un ufficiale italiano che era a Vladivostok e che racconta queste vicende. Russi, inglesi e americani, però non intervennero direttamente nel conflitto. E non ci fu il riconoscimento di quel tentativo di restaurazione di uno Stato russo non comunista che fu messo in moto da Wrangel. La Repubblica Bianca di Siberia, la chiamiamo così, ma in realtà ha un altro nome, durò poco, durò 6 mesi, 6 o 7 mesi. Ed era retta, tra l'altro, dalla Legione Cecoslovacca, perché la Legione Cecoslovacca, non potendo tornare in patria, era veramente un corpo mercenario che difendeva la vita pur di potersi imbarcare. Wrangel dava loro l'occasione di assicurarsi la vita e quindi furono il nerbo dell'esercito di Wrangel. Però la cosa non resse. Mancò soprattutto, come mancò in Ucraina, il consenso e la partecipazione dell'Occidente. Tra l'altro, la cosa curiosa è che mentre l'Occidente metteva una specie di barriera contro l'infezione comunista alla frontiera russo-tedesca, non alimentò, al contrario, una controrivoluzione, mentre sfruttava la produzione agricola sovietica. Questa è una delle tante contraddizioni che ci sono state nella storia. Ne ricordo una che ci riguarda. 2 mesi prima che Mussolini decidesse l'operazione, l'invasione dell'Abissinia, dell'Etiopia, la guerra d'Etiopia, l'Italia fornì 13.000 fucili all'esercito etiopico, fucili che avrebbero sparato contro di noi. Come un'altra contraddizione che vedremo. Quando scoppia la guerra, mezza flotta tedesca, dunque i tedeschi avevano una flotta importante, che doveva essere un terzo di quella britannica. Il nemico era la flotta britannica, perché poteva chiudere il Baltico, come fece, e quindi affamare la Germania. Quando scoppia la guerra, mezza flotta tedesca è in giro per il mondo. A nessuno gli è venuto in mente di dire: tornate un po'. Magari ritardiamo di 5 giorni la dichiarazione di guerra. Che successe? Ripeto, lo vedremo. Una squadra navale stava in Cina e naturalmente dopo alcune vittorie viene distrutta. Un'altra squadra navale stava in Messico, più tutte le navi mercantili che furono internate nei porti neutrali. Questo è successo anche all'Italia. Noi avevamo quasi un terzo della nostra flotta mercantile nel 1940 che era in giro per il mondo e che abbiamo perduto, salvo poi i disastri
della guerra navale. Cioè sono queste contraddizioni che purtroppo diventano inspiegabili. La Russia avrebbe avuto una svolta completamente diversa, il sostegno dell'Occidente, il sostegno vero dell'Occidente alle forze bianche, alle armate bianche. Forse un rischio poteva essere espresso dal fatto che un governo russo bianco con le baionette straniere forse non sarebbe stato gradito, ma siamo nell'ipotesi del dopo. Però sta di fatto, questa è stata la situazione. Non so se ho risposto. Se vuoi... Allora, la prossima volta riprendiamo la guerra in Francia e arriveremo alla fine della guerra. Fine della guerra mondiale, con qualche punta in Africa e in Asia, perché la guerra è mondiale, proprio perché si svolge anche in Africa ed in Asia. Beh, io...